sottolineato anche nel catalogo il ministro Franceschini e i direttori che hanno curato e accompagnato gli accordi del 2016 con la Fondazione Torlonia, ancora vivo il principe Alessandro Torlonia, a risultati fino a pochi anni fa credo insperati, come credo la segnatura di oggi confermerà. E quindi con grande piacere che cedo la parola a Carlo Gasparri che inizierà la discussione. Prego, Carlo. Grazie Presidente. Dunque, il Museo Torlonia, al quale, come tutti ormai sappiamo, è dedicata la mostra aperta sul Campidoglio in Palazzo Caffarelli, ha una storia che si può raccontare in due modi. Come l'esito obbligato di una serie di fortunati, imponenti acquisti di complessi di materiali scultorei antichi, acquisti necessari per rappresentare l'ascesa economica e sociale della famiglia, cioè finalizzati a creare una sorta di magazzino al quale attingere per l'arredo delle molteplici residenze allestite nell'urbe e fuori dai principi Giovanni e Alessandro Torlonia. Una serie di acquisti dalla dimensione talmente esorbitante che imporranno alla fine necessariamente la scelta di un esito museale. O si può raccontare come un incastro di collezioni, collezioni che in un perpetuo processo osmotico confluiscono l'una nell'altra per trovare finalmente nel Museo La Lungara il loro assetto finale e la loro consistenza definitiva, integrandosi alla Lungara con l'esito dei numerosi scavi promossi da Giovanni e Alessandro nelle proprietà in Roma e nel suburbio. Credo che possiamo vedere la prima immagine che ci presenta il famoso imponente catalogo che ci consegna l'immagine finale del Museo Torlonia. Possiamo aprire la visione a tutto schermo, grazie. Si tratta evidentemente di raccontare la stessa storia da due prospettive diverse. La seconda, l'incastro delle collezioni, è quella che abbiamo scelto di raccontare nella mostra sul Campidoglio e ce ne parlerà tra poco Salvatore Settis. La prima, la storia della formazione del museo, è ormai ampiamente nota e non vale la pena di riprenderne qui le linee, anche perché è stata già più volte commentata in questa Accademia e sta per essere pubblicato nelle memorie stesse dell'Accademia dei Lincei, un lavoro di Stefania Tucinardi che renderà del tutto obsoleto il mio primo studio sulla storia della collezione Torlonia di 40 anni fa. Si vede che anche gli studi degli archeologi col tempo fanno progressi. Vorrei ora ripartire da quella storia come un dato acquisito. Ne vorrei ricordare soltanto le tappe principali e la consistenza degli acquisti, solo per riflettere su come il contatto fisico con i materiali, che si è reso possibile per la prima volta con l'occasione della mostra, abbia cambiato e arricchito il quadro di conoscenze di cui noi disponevamo in partenza e che ci sono servite per progettare la struttura stessa della mostra. Perché, è bene ricordarlo, noi siamo partiti 4 anni fa avendo a disposizione solo il problematico testo e le foto del catalogo di Carlo Ludovico Visconti del 1884-85, oltre agli aggiornamenti successivi dal 1980 in poi delle notizie sulla provenienza delle sculture. E dobbiamo ammettere che non appena il velo della polvere si è sollevato dai marmi Torlonia, sotto le mani esperte di Anna Maria Carruba e delle sue collaboratrici, le sorprese sono state tante e spesso ci hanno costretto a cambiare idea. Sono state molte, almeno una decina, le sculture che una volta pulite si sono rivelate non corrispondenti alle nostre aspettative e hanno dovuto cambiare di posto da una sezione all'altra della mostra o addirittura essere scartate. Un caso limite è rappresentato dall'ormai, credo, notissima scultura statua di Ercole, secondo il catalogo del Visconti proveniente dalla collezione Giustiniani,
ma che una volta pulita è apparso impossibile ricollegarla alla incisione della Galleria Giustiniana come pretendeva il catalogo di vendita del 1811, neppure a costo di pensare ad un pesante intervento di modifica delle integrazioni seicentesche. L'Ercole, composto da 125 frammenti diversi, in parte appartenenti a due diverse statue antiche, aspetta di trovare una sua origine. Nell'attesa, lo possiamo liberare dal peso della discussione scientifica che si è accumulata nel corso del tempo su di lui, solo sulla base della foto ottocentesca. Un caso singolare di studi approfonditi su di una statua che non è mai esistita. Quello che è apparso subito chiaro, fin dalle prime fasi di restauro delle sculture, dall'esame ravvicinato delle loro superfici, delle integrazioni, delle diverse qualità di marmi di cui si compongono, è che ben pochi degli esemplari provenienti da più antiche collezioni avevano in realtà mantenuto il loro aspetto originario. Molti altri avevano subito, nel corso di un processo durato a volte oltre 4 secoli, una serie di successivi interventi di modifica e di attualizzazione, rispondenti di volta in volta a mutate esigenze di gusto o a nuovi programmi espositivi, da ultimo in forza del progredire della ricerca scientifica. Un processo che a volte ha superato il limite stesso cronologico del 1885, 1884-85 della pubblicazione del monumentale catalogo di Carlo Ludovico Visconti. Non ha infatti mantenuto il suo aspetto originale quasi nessuno dei marmi di cui seguiamo la storia, in qualche caso fino alla fine del XV secolo, come ad esempio le sculture della collezione Cesarini. Sculture che, sia detto per inciso, di cui dobbiamo la notizia di provenienza ad una fonte tarda, Giuseppe Antonio Guattani, che le ricorda nel Palazzo Torlonia di Piazza Venezia, dove devono essere arrivate, almeno in parte, con l'acquisto dei materiali dello studio Cavaceppi, come sembra dimostrare la consistente presenza di iscrizioni provenienti dalla collezione Cesarini, arrivate a Villa Albani tramite lo studio di Via del Babuino. Non è rimasto intatto il Nilo Cesarini visto da Ulisse Aldovrandi durante il suo soggiorno romano, che arriva in Palazzo Torlonia come un torso di basalto con una testa aliena in marmo nero, come vediamo ancora nelle incisioni del catalogo di Pietro Ercole, Pietro Ercole Vitali, e che verrà massicciamente completato con un corpo nuovo in marmo grigio per poterlo esporre nel Museo della Lungara accanto al Nilo in bigio morato che proviene dalla Villa Barberini a Castel Gandolfo, a sua volta arrivato nel museo passando per Villa Albani. La statua di Venere, che sempre il Guattani ci dice provenire dalla collezione di Giuliano Cesarini, potrebbe coincidere con una Venere ignuda, chinata col piede dritto, che non ha testa, vista ancora dall'Aldovrandi negli orti presso l'attuale Piazza Argentina. La statua arriva in Palazzo Torlonia completa di testa e potrebbe essere lo stesso Cavaceppi, l'autore del restauro, che vediamo nella incisione del Vitali e nel catalogo del Visconti, la foto al centro. Restauro però che, come constatiamo oggi, viene ulteriormente modificato dopo il 1885, sostituendo il fantasioso animale marino con un più tranquillo delfino. Ancora più tormentata è la storia della famosa tazza Torlonia, che si trovava presso una chiesa di Trastevere alla fine del Quattrocento, priva dei piedi, delle anse e dell'orlo, come vediamo in diversi disegni dell'epoca, uno dei più noti, quello del Codex Curionensis. Trasferita nel giardino del cardinale Cesi in Borgo, presso San Pietro, entro gli anni 30 del Cinquecento,
le vengono forniti dei piedi stabili per poterla utilizzare, come era già in antico, come vasca per fontana. Lo vediamo in un particolare disegno notissimo di Martin Heemskerk. Ed è affiancata da un sileno che vi getta dentro acqua. Prima della metà del secolo, però, il sileno viene trasferito dentro la vasca, come vediamo nel disegno a destra, il che rende necessario aggiungere sotto un supporto moderno in forma di calice coperto da foglie. E viene in questo momento realizzata una base trilobata di forma complessa inserita in un bacino più basso che raccoglie l'acqua. Intorno agli anni 60 del XVI secolo vengono integrate le anse. Quando entra a Villa Albani, entro la metà del Settecento, non è più usata come fontana, quindi perde il sileno e viene realizzata una nuova base trilobata più semplice con uno zoccolo in africano. Ed è finalmente integrato per la prima volta l'orlo con una semplice fila di ovuli. Orlo molto contenuto, perché la tazza si trova nella cosiddetta, viene collocata nella cosiddetta Porticus Rome, una loggia di ridotte dimensioni, non così monumentale come appare in un noto disegno del Parisi. Trasferita nel Museo Torlonia entro il 1876, riceve un nuovo e più espanso orlo arricchito da un tralcio di vite in armonia con la raffigurazione sottostante. Trattamenti diversificati subiscono le sculture della collezione del Marchese Vincenzo Giustiniani, collezione notissima, celebrata nei due volumi di incisioni, magnifiche incisioni, della Galleria Giustiniana. La statua di Afrodite, che era collocata nella Galleria del Palazzo alla Dogana Vecchia ancora nel 1793, con le integrazioni eseguite nel 1635 da Giuliano Finelli, ovvero la testa e il torso con la mano destra, in questo insolito gesto di reggere una conchiglia e con un delfino ai suoi piedi trasformato in una sorta di fantastico ketos, un animale marino. Al suo ingresso nel museo subisce un processo di revisione che con un po' di buona volontà potremmo definire di gusto puristico, che elimina gli interventi di gusto seicentesco. Viene rifatto ex novo tutto il torso, eliminando in questo modo la mano con il del tutto superfluo attributo marino, e le viene fornita una testa antica più coerente col tipo statuario. Il famoso ritratto del cosiddetto Eutidemo di Battriana, che compare nell'incisione della Galleria Giustiniana completato da un busto del tipo il cosiddetto vecchio pescatore, non sappiamo se resto di una statua antica o del tutto moderno, è in questo momento definito busto di villano o di servo pileato. Perde il suo busto scelto in tono con il preteso soggetto, quando nel nuovo allestimento settecentesco del palazzo è spostato nella stanza dei filosofi, dove è definito una semplice testa di uomo rustico con petaso. L'apprezzamento per la qualità del ritratto, testa di buon lavoro, è definita nel catalogo del 1811, e la insolita foggia del copricapo ne ostacolano la integrazione come busto quando entra nel museo, dove è cautamente definito testa bella e di grande espressione. Tutto il contrario accade per il ritratto del cosiddetto Vitellio, che vedete a destra, che era esposto nel 1793 nella Galleria di Palazzo Giustiniani come una semplice testa, molto apprezzata per la qualità del lavoro. Testa che nel Museo della Lungara riceve un nuovo e pomposo busto paludato per poterla inserire nella Galleria dei Ritratti Imperiali, dove si tace sul fatto che ovviamente sia moderna.
rimangono invece intatti e giungono fino a noi, inalterati, altri due marmi giustiniani. Il Meleagro, che è sostanzialmente un torso antico completato con 8 elementi diversi, 3 dei quali antichi, per un totale di 7 qualità diverse di marmo, e il guerriero inginocchiato, di cui sono antichi soltanto il bacino e una breve parte delle gambe, oltre alla testa, che però è di una statua e di un marmo diversi. Probabilmente in ambedue i casi l'esiguità della parte antica ha scoraggiato i restauratori ottocenteschi dal mettere mano ad un'attualizzazione delle integrazioni. Il guerriero, a sua volta, è chiaramente affine alle figure del cosiddetto piccolo Donario Pergameno, anzi, per meglio dire, è una creazione moderna, forse ispirata ad una figura del gruppo, oggi perduta, di cui abbiamo un ricordo in un disegno di Raffaello. E l'aggiunta della testa con berretto frigio indica chiaramente l'intenzione di caratterizzarla come un barbaro orientale. Ed è proprio, direi, il guerriero Giustiniani che deve avere suggerito di ricomporre in un gruppo unitario le due figure di guerrieri inginocchiati che nascono come due sculture isolate dotate di teste moderne, provenienti da Villa Albani, sculture che al loro ingresso nel museo vengono inserite in una base unitaria, anche a costo di nascondere la firma dello scultore Filumenos, che fino ad allora si leggeva su una di esse. I due guerrieri, che non fanno parte della collezione del Cardinale Alessandro e sono menzionati per la prima volta nel 1803, entrano nel museo nel 1876 come, virgolette, due militi in attitudine ginnastica, si direbbe che si esercitano nelle armi. Così Pietro Ercole, nell'edizione del catalogo del 1876. Ma dopo l'edizione del catalogo del 1885 la situazione cambia di nuovo, perché la testa di uno dei due viene sostituita con una testa affine, ma dotata di lunghi favoriti, sempre moderna, prelevata da un'erma dello stesso museo, come vediamo in una foto del catalogo, mentre al suo avversario, quello che sta al di sotto, nella foto al di sotto a sinistra, viene applicato un vistoso paio di baffi posticci, evidentemente inteso a caratterizzarlo come un barbaro. Lo studio di Heinrich Brunn, che esaminava il tema delle battaglie contro i Galati espresso nel piccolo Donario Pergameno, era già apparso negli annali dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica del 1870. I due militi sono per la prima volta definiti barbari solo nel catalogo edito da Carlo Ludovico Visconti nel 1883. La sostituzione della testa e l'aggiunta dei baffi dopo il 1885 sono il segno materiale della definitiva ricezione dello studio del Brunn di 15 anni prima. Ciascuna delle sculture esposte in mostra ci ha rivelato, ad uno sguardo ravvicinato, una vicenda complessa, a volte inattesa, che si estende oltre l'apertura ufficiale del museo. Il progetto, che tutti ci auguriamo sia portato a compimento, di riapertura allo studio e al pubblico dell'intera collezione, così come era ancora un secolo fa, quando la sua frequentazione era forse riservata a pochi, permetterà di apprezzare in tutta la sua complessità ed estensione questa straordinaria, ancora inesplorata testimonianza di riflessione sull'antico. Soprattutto, ci eviterà, come nel caso dell'Ercole, di ragionare su un museo fantasma. Grazie. Accedo il testimone a Salvatore, con cui ho condiviso questa bellissima esperienza. Salvatore. Grazie. Allora, dopo la presentazione che abbiamo ascoltato di Carlo Gasparri, non ho bisogno di insistere sulla straordinaria complessità di questa collezione, sulla sua fluidità.
vorrei usare questa parola, ogni pezzo ha una stratificazione interna, non proprio tutti, ma insomma molti pezzi hanno una stratificazione interna che rendeva molto complessa il nostro, molto complesso il nostro compito di scegliere un percorso espositivo. Vorrei provare in questa mia presentazione così breve a raccontare come abbiamo affrontato Carlo Gasparri ed io la sfida di tradurre una situazione così stratificata e così complessa in un progetto espositivo che fosse leggibile non solo agli esperti o agli specialisti, ma a un pubblico più vasto. E vorrei ora passare al mio PowerPoint, che spero sia visibile. Il mio PowerPoint. Il mio PowerPoint parte dalla stessa fotografia che è una fotografia Primoli del 1895, in cui si vede una stanza del Museo Torlonia. Infatti, fine primario di questa mostra è rivelare a chi ne sa poco o ricordare a chi ne sa qualcosa o molto l'eccezionale ricchezza e importanza di questa collezione, anzi direi la stessa esistenza del Museo Torlonia, chiuso da svariati decenni purtroppo, che invece attraverso questo accordo tra la Fondazione Torlonia e il Ministero dei Beni Culturali tutti sappiamo che dovrà essere riaperto nei prossimi anni. Questa mostra dunque è stata pensata in funzione di un museo. Essa non offre se non una scelta di 92 sculture sulle 620 catalogate nel grandioso catalogo del Museo Torlonia. Dunque va intesa come la prima tappa per questo progetto di riapertura del museo nei termini di quell'accordo del 2016. Che cosa vediamo in questa foto? Una piccola fila, una fila di due dame assai impellicciate, un signore con la bombetta che sostano in una delle stanze della galleria imperiale, allora molto famosa, con la quale si concludeva il percorso del museo Torlonia con i suoi 120 circa ritratti imperiali. Probabilmente quello davanti a cui queste figure sostano è questo ritratto della cosiddetta Aquilia Severa, un ritratto perfettamente integro e particolarmente attraente per il suo effetto di trasparenza sul braccio, molto evidente, io credo, da questa foto. Se l'immagine un po' sfocata è veramente questa, vuol dire che già allora ne era stata osservata l'eccezionale qualità e l'eccezionale integrità. Questo busto lo ritroviamo con molti altri nella prima stanza della mostra, di cui qui vi mostro una visione di insieme, perché la mostra abbiamo voluto con Carlo Gasparri che cominciasse dove il museo finiva. È un gesto simbolico che mostra quanto noi e tutti gli organizzatori della mostra, gli organizzatori istituzionali della mostra, tengono al fatto che essa preluda alla riapertura del museo Torlonia. Qui vediamo, in questa prima sala, vediamo l'unico bronzo della collezione Torlonia, cioè il cosiddetto germanico, una statua molto importante, della quale non dirò nulla, 20 busti imperiali, alcuni dei quali di varia natura, interamente antichi, interamente non antichi, misti di antico e di non antico, e poi da un lato, sul lato sinistro, alcuni busti particolari su cui tornerò. L'allestimento dello studio Chipperfield, di cui qui vediamo la prima immagine, prevede una serie di colori differenziati da una stanza all'altra. Questa è un'idea bellissima di Carlo Gasparri che noi abbiamo attuato con lo studio Chipperfield, in modo che ogni colore significasse qualcosa. Il rosso pompeiano, che è il colore della prima stanza, rimanda al colore di tutte le stanze del Museo Torlonia. È una vera e propria citazione. Questa galleria imperiale nell'antica pianta del Museo Torlonia, che qui vi mostro traendola dalla memoria di Stefania Tuccinardi in corso di stampa nelle memorie dei Lincei, la galleria imperiale in cui è stata scattata la foto Primoli è quella colorata in verde qui, molto più piccola. Del grandioso Museo Torlonia di Via della Lungara, molto vicino ai Lincei, e anzi in un edificio che fu una dépendance di Palazzo Corsini, molto più piccola è naturalmente la sezione di Villa Caffarelli, concessa dai Musei Capitolini, dove la mostra ha luogo. Le stanze, però, anche del Museo Torlonia erano per la più gran parte piccole, come quelle della mostra.
vorrei farvi vedere in questa piccola escursione all'interno della mostra, vorrei cominciare col dire che percorso abbiamo scelto. Da quello che avete sentito da Carlo Gasparri è chiaro che questa mostra, questa collezione, la collezione Torone si presterebbe non solo alla scelta di altri pezzi, tutti diversi dai 92 che abbiamo scelto, in parti uguali, in parti diversi, ma si presterebbe anche a una serie di altre possibili mostre, una serie di mostre per esempio finalizzate, una mostra per esempio finalizzata esclusivamente sullo studio dei restauri o esclusivamente su tanti altri aspetti che questa collezione contiene. La sua straordinaria ricchezza sfidava i curatori, Carlo Gasparri e me stesso, a scegliere un percorso, a sceglierne uno. Che percorso abbiamo scelto? Abbiamo pensato, proprio perché la mostra è finalizzata alla riapertura del Museo Torlonia e proprio perché è collocata in un edificio che si trova sul Campidoglio, in una collocazione che più prestigiosa non saprei immaginarla, abbiamo pensato di puntare su uno degli aspetti, e cioè sul fatto che si tratti per l'appunto di una collezione di collezioni. Abbiamo ritenuto di poter sviluppare un percorso, sarà questo che ora vi esporrò via via, molto brevemente naturalmente, un percorso che abbiamo deciso di far snodare all'indietro nel tempo. Abbiamo cominciato, e la prima sala l'abbiamo già vista nella slide precedente, abbiamo cominciato con una evocazione del Museo Torlonia col suo colore rosso pompeiano delle pareti e continuiamo nella seconda sala che vedremo fra un momento con gli scavi Torlonia dell'Ottocento, poi sculture da raccolta del Settecento, Villa Albani e lo studio Cavaciac. E lo studio Cavaceppi, poi la raccolta Giustiniani, già menzionata ampiamente da Carlo, poi sculture da raccolte del 4 e 500, e infine poi si passa, dopo l'imponente catalogo del Museo Torlonia, alle sedra dei musei capitolini. Nella prima sala abbiamo ancora questi tre ritratti molto particolari. Nell'esporre da questo momento in poi il percorso, nell'esporre brevemente il percorso di visita della mostra, io vorrei in ogni caso soffermarmi su pochissimi pezzi, scegliendone uno o al massimo due per ogni sezione, e scegliere e mostrare anche la varietà dei temi, la varietà delle tematiche che rappresentano altrettanti possibili chiavi di lettura della mostra stessa. Qual è il tema della prima stanza? È chiaro, il tema della prima stanza sono le statue iconiche, nel senso di ritratti, sono i ritratti, anche una mostra dei soli ritratti del Museo Torlonia sarebbe stata di per sé abbastanza rappresentativa. Ne abbiamo qui tre molto particolari, il cui sottotema è il ritratto tardo ellenistico e romano, il cosiddetto Eutidemo di Batriana, tardo ellenistico, di cui abbiamo già parlato con Carlo, la fanciulla da Vulci, cosiddetta da Vulci, e infine il vecchio detto da Otricoli. Tre ritratti molto particolari che sono a parte rispetto alla galleria di ritratti imperiali o ritenuti tali. Se passiamo alla stanza successiva, abbiamo, e dalla stanza successiva vedete attraverso l'apertura, si vede il germanico, si vede il passaggio da una stanza all'altra, abbiamo una situazione delle pareti con una coloritura molto diversa, un colore terra, che si richiama agli scavi della famiglia Torlonia nelle loro proprietà nel corso dell'Ottocento. Di tutto questo contiene delle opere molto particolari. Io vorrei segnalarvi soltanto l'opera che si trova qui al centro, sul podio centrale di questa sala, anche perché mi dà l'occasione di farvi rilevare, oltre al colore delle pareti, un altro dettaglio dell'allestimento Chipperfield, e cioè questi mattoncini di cotto scuro, quasi nero, artigianali, fatti da una ditta vicino a Mantova, che evocano al tempo stesso il colore altrettanto scuro, il fondo scuro delle tavole del monumentale catalogo Torlonia e il sottostante podio del tempio di Giove Capitolino. Sul podio ci sono due figure che messe insieme formano il cosiddetto invito alla danza. Invito alla danza è un titolo naturalmente inventato da un archeologo, Klein, nel 1909, che propose di ricostruire questo gruppo del quale esistono numerosissime copie, ma di solito si trova o l'una o l'altra. Questo è sostanzialmente
con qualche possibile eccezione, l'unico gruppo che si trova, che è stato trovato nello stesso luogo, cosa che tra l'altro non si sapeva bene, tant'è vero che nel Museo Torloni le due sculture erano in due stanze diverse. Vengono invece da una scoperta, da uno scavo, circa 1830 nella villa dei Sette Bassi. Sono due statue che sono trovate insieme, chiudono il problema di questo invito alla danza, non necessariamente, dato che lo riaprono in un certo senso, perché sono di due marmi diverse. Quindi non chiudono il problema, ma ne cambiano i termini. Se muoviamo alla stanza successiva, qui entriamo nella terza sezione, il colore delle pareti cambia, è color aria, un colore molto amato nel Settecento, e i vasi di Wedgwood, che noi tutti conosciamo, ne hanno un ricordo anche nelle arti decorative. In questa prima sala noi troviamo una eccezionale tazza di grandissime dimensioni e un rilievo su cui ora vi intratterrò per un minuto. Si tratta di opere, quella delle sale che riguardano il Settecento, con il fondo color aria, sono tre sale in tutto, sono opere che provengono o da Villa Albani, ma non nel senso che noi le abbiamo portate da Villa Albani per la mostra, ma i Torloni nel tempo le hanno riutilizzate per arredi di loro residenze e poi sono confluite nel Museo Torloni di fine Ottocento, oppure vengono dalla collezione Cavaceppi. Questo rilievo, in particolare uno della famosa serie, famosa degli archeologi, di rilievi neoattici a tre figure, dei quattro rilievi della serie, il cardinale Albani nel Settecento ne aveva addirittura tre. Questo fu l'unico che fu spostato e trasferito. E qui un tema molto interessante è l'aggiornamento. Questo rilievo fu tolto da Villa Albani, dove ne è rimasto un calco, ma un calco nella forma in cui era prima. Infatti, al momento della formazione del museo Torlonia, si volle tener conto della nuova esegesi proposta dal Petersen nel 1866, che rimaneggiava questi restauri, entro nel merito, in modo differente. Quindi abbiamo un rilievo aggiornato, secondo la scienza archeologica, nel Museo Torlonia, un rilievo invece, secondo i restauri settecenteschi, nella Villa Albani, a livello naturalmente di calco. Se andiamo avanti, nella sala adiacente, siamo sempre nella terza sezione, troviamo il Nilo, già Barberini, ora Albani, in bigio morato, del tardo primo secolo dopo Cristo, un'opera di grande importanza, ma in questa sala abbiamo raccolto insieme con il Nilo, con una vasca davanti per ricordare che era inteso come una statua da fontana, anche questi due crateri che sono antichi, ma che con delle basi che sono antiche, ma con qualcosa in mezzo che non lo è, per mostrare un altro dei temi di questa mostra, e cioè il montaggio, l'abilità di montaggio neoclassico in cui Cavaceppi eccelleva. E infatti vediamo al centro di questa sala, vediamo il suo cosiddetto Tolomeo, una statua, una testa colossale di cui la maggior parte non è antica, ma che è stata abilmente montata da Cavaceppi su quest'ara rotonda con tre figure divine stilisticamente non coerenti fra di loro, Zeus, Atena e probabilmente Era, un altare neoattico. Insomma, una sala nella quale si respira l'atmosfera di Villa Albani, si respira l'atmosfera di un Settecento che amava rimontare, secondo il proprio gusto, le antichità, con la pretesa o senza la pretesa di ricostruire un gusto simile a quello degli antichi. E passiamo ora alla collezione Giustiniani, che è il cuore di questa mostra, la collezione Giustiniani, di cui già Carlo ha detto abbastanza. Nella collezione Giustiniani noi abbiamo una serie di
opere di una straordinaria importanza, anche ritratti, alcuni dei quali sono allineati qui, sono 12, ma non sono i 12 Cesari giustiniani, difficili da individuare, li abbiamo apposta messi di vario colore e di varia dimensione per evidenziare che non è quello, ma sono 12 Cesari scelti dalle collezioni giustiniani. La sala è dominata, come si può vedere, dalla estia, che si vede, la cosiddetta estia che si vede in fondo nella nicchia di questa sala, che è un'opera di straordinaria importanza per la sua unica replica e l'unica replica di una di un originale del 400, del 480 avanti Cristo circa, e però al principio di questa sala noi incontriamo anche qualcos'altro. Incontriamo, oltre ai ritratti imperiali, al guerriero inginocchiato che abbiamo visto, incontriamo anche delle figure che sembrano a prima vista barocche. Barocco appare questo satiro, questo busto di satiro a sinistra. In realtà proprio la testa in questo caso è autentica, il busto che è seicentesco è un satiro tipo Ercolano che è stato qui restaurato e barocchizzato mediante questo restauro. A destra poi vediamo il pezzo restaurato più celebre dell'intera galleria giustiniana, e cioè un caprone romano antico, a cui mancava la testa e che è stata sostituita per commissione, si suppone, di Vincenzo Giustiniani da parte di un restauratore, diciamolo così, d'eccezione, che è Gian Lorenzo Bernini, il quale evidentemente nel restaurare aveva bene in mente, anche se non aveva letto la bibliografia in merito, che è molto più tarda, la Querelle des Anciens et des Modernes, gareggia con la sua testa, con lo scultore antico e naturalmente vince Bernini. Se vediamo questi altri scorci della sala principale della Galleria Giustiniana, ci scorgiamo altre cose, ancora una volta l'estia che non menziono più, e poi due coppie di repliche, il satiro al riposo di Prassitele in alto e la Venere di Doridas accovacciata in basso. Questo per evidenziare, l'abbiamo messa per evidenziare, che il marchese Giustiniani, avendole già messe in coppia, esposte in coppia nel suo palazzo, probabilmente aveva già intuito la serialità della scultura antica e l'esistenza delle repliche, che sarebbe stata teorizzata e studiata accuratamente ben più tardi. La consapevolezza delle repliche è dunque un altro dei temi che incontriamo qui. E infine, ultimo pezzo che menziono della collezione Giustiniani è questo straordinario rilievo dove vediamo una macelleria, il rilievo della Pollivendola. È un rilievo probabilmente funerario, ma di dimensioni assolutamente eccezionali, in parte con dei restauri, che non viene da Palazzo Giustiniani, ma da una villa Giustiniani, cioè appartiene a un registro stilistico più basso, e che però ha delle ragioni di grande interesse, non ultima l'iscrizione virgiliana che è riportata in alto, di cui il primo rigo è probabilmente antico, ma fu completato probabilmente nel 600, anche se anche su questo punto ci sono dei problemi e delle discussioni. Passiamo così all'ultima sezione, dove il colore delle pareti è un verde giardino, per ricordare che nei giardini erano spesso al principio del 500 o nel tardo 400 queste sculture. Qui vediamo la tazza Cesi, di cui già Carlo ha parlato, con un simposio dionisiaco e un sileno versante, che però non è quello del cardinale Cesi, che è rimasto a Villalbani, ma uno molto simile che fa parte del museo Torlonia. Vediamo in fondo un imponente sarcofago, oh, il disegno di Martin van Heemskerk, in cui si vede la tazza Cesi in funzione come fontana. La possiamo accoppiare alla tazza Cesi nella fotografia del museo Torlonia. Infine il sarcofago con leoni, che abbiamo intravisto prima, un sarcofago del tardo terzo secolo, con il disegno di Pietro Testa che vediamo in basso, è un sarcofago di grande qualità che viene da un'altra collezione. Si trovava in quello che era il Palazzo Savelli, poi Orsini, cioè nel Teatro di Marcello.
il fatto che fosse in questo stato così frammentario, ma con un coperchio che però non c'è più, non sappiamo dove sia, mostra quanto complesse siano le vicissitudini di queste opere. In questa ultima zona noi abbiamo ancora altre opere dalle collezioni Cesarini e Pio da Carpi, oltre che Cesi e Savelli, e infine l'Ercole Frankenstein, come lo abbiamo chiamato familiarmente mentre organizzavamo la mostra, di cui già Carlo vi ha parlato. Infine, l'ultima cosa che vorrei dire, dall'ultima sala si passa alla esedra del Marco Aurelio dei Musei Capitolini, dove per l'occasione la direzione dei Musei Capitolini ha voluto raccogliere i bronzi della cosiddetta donazione, o piuttosto restituzione, come dice l'iscrizione che vedremo fra un minuto, di Sisto IV al popolo romano, 15 dicembre del 1471, saranno più o meno 550 anni o qualcosa del genere fra pochi giorni, i bronzi sono divisi fra varie sale dei Musei Capitolini, ma abbiamo voluto fare questo effetto con l'aiuto dei Musei Capitolini, creare in relazione alla Mostra Tolonia questo effetto di concentrazione dei bronzi di Sisto IV, che permette di vedere il significato politico di questa restituzione come risposta e bilanciamento del collezionismo privato che allora andava sorgendo. La mano del colosso bronzeo che vedete sulla destra dell'immagine verrà completata prestissimo, avrebbe dovuto essere proprio il 15 dicembre in occasione dell'anniversario, per ragioni di Covid avverrà in gennaio, verrà completata prestissimo con il dito mancante che dalla collezione Campana è ora al Louvre. L'epigrafe ha un testo straordinario e rivela come, rivela, dimostra, insomma, come tutti dicono, tra cui anche un saggio del direttore dei Musei Capitolini nel catalogo, che questa donazione o restituzione è stato il cuore di quella che sarebbe diventata più tardi, nel 1733, la fondazione da parte di un altro papa dei Musei Capitolini. Infine, il catalogo del Museo Torlonia, con alcune tavole esposte alle pareti, ricorda ancora una volta il Museo Torlonia e ci dice che abbiamo fatto, ci dice, ricorda a tutti i visitatori che la mostra è stata fatta perché i pezzi meritavano di essere visti, ma non sono questi i soli che meritavano di essere visti, anche gli altri del Museo Torlonia lo meritano. La mostra è una specie di prefazione o di preludio al museo che tutti speriamo di vedere riaperto il più presto possibile a Roma. Do io la parola a Maria Grazia Picozzi, che fra l'altro è stata nostra collega mia e di Carlo per diversi anni alla Sapienza, parlerà il suo tema sarà In margine alle sculture Torlonia presentate nella Mostra Capitolina. Prego Maria Grazia. Sono tra coloro che hanno avuto la fortuna di visitare la mostra e mi auguro anch'io vivamente che la riapertura possa avvenire in tempi brevi. Chi si è occupato come me nei suoi studi di scultura antica e di collezionismo antiquario ha seguito con speciale partecipazione le vicende di questa mostra, di cui può sembrare superfluo sottolineare ancora una volta l'importanza epocale. I curatori e i loro collaboratori hanno svolto un immenso lavoro su più fronti con il costante supporto della Fondazione Torlonia e possono essere assolutamente orgogliosi dei risultati ottenuti. Hanno avuto sin dall'inizio dell'impresa il compito non facile di scegliere fra i 620 marmi della collezione, una ridotta percentuale da esporre, circa il 15% del totale. Dopo una pulitura e un restauro di altissimo livello tecnico a cura di Anna Maria Carruba e della sua equipe, restauro che a volte, appunto, come ha detto Carlo Gasparri, ha riservato sorprese. Le 92 sculture splendidamente presentate, finalmente uscite da un lungo oblio, si offrono, come è naturale, a livelli di fruizione diversi. Se il grande pubblico rimane affascinato nell'incontrare per la prima volta opere magnifiche che non ha mai conosciuto prima, quello più ristretto degli specialisti
per la prima volta entra invece in un emozionante contatto diretto con sculture note, spesso ben note, presenti tuttavia nel dibattito scientifico quasi sempre soltanto attraverso la preziosa documentazione delle immagini in fototipia dei monumenti del Museo Torlonia di Carlo Ludovico Visconti del 1884-85, che abbiamo visto, o attraverso foto non recenti dell'Istituto Archeologico Germanico e del Gabinetto Fotografico Nazionale. L'esposizione di Villa Caffarelli è accompagnata dall'ampio volume Il Marmi Torlonia, collezionare capolavori, curato sempre da Salvatore Settis e Carlo Gasparri nella bella veste editoriale dell'Electa. Nel volume singoli saggi approfondiscono le diverse tematiche di ambito storico, antiquario e collezionistico che il Museo Torlonia ricomprende e suggerisce. E naturalmente viene dato anche il giusto rilievo ai lavori di restauro e all'allestimento a Villa Caffarelli. Le 5 sezioni del catalogo corrispondono ai momenti fondamentali della mostra, individuati cronologicamente a ritroso a partire dall'Ottocento, secondo l'articolazione che Settis ci ha presentato, articolazione felicissima che rende con immediatezza un percorso culturale focalizzato sul collezionismo di antichità e le sue molteplici importanti implicazioni che mutano nel tempo. Le schede del catalogo, esaurienti nei contenuti, realizzano con equilibrio l'integrazione non semplice tra lo studio delle sculture antiche e del loro contesto originario, se noto o ricostruibile, e quello della loro vicenda post-antica, dei restauri e dei successivi contesti collezionistici in cui i marmi venivano introdotti assumendo spesso nuovi significati. Sceglierò in questo tempo limitato soltanto qualche esempio fra i molti possibili, privilegiando alcune tra le sculture che hanno consentito, a mio parere, un approfondimento di studio o offerto nuove aperture a problemi archeologici e storico-artistici. La prima sezione della mostra rievoca, come ha detto Salvatore Settis, l'ultima sezione del Museo Torlonia, che esponeva una ricca e completa sequenza di ritratti romani. Adesso devo cercare di far partire il mio PowerPoint, ma forse riuscirò. Dall'inizio. Non riesco a farlo partire a tutta pagina, comunque non so se può andare bene anche così. Questo dovrebbe essere la partenza. Dunque, adesso devo provare nuovamente, però non riesco a farlo partire dall'inizio. Ecco, scusate. Allora, dicevo, la prima sezione della mostra rievoca questa completa e ricca sequenza di ritratti romani, repubblicani e imperiali del Museo Torlonia, ma il restauro consente ora, ad esempio, di apprezzare la notevole qualità di una testa antica su busto nudo moderno, replica del ritratto di un ignoto importante personaggio della Repubblica, che nel museo è chiamato Silla, ma poi ha ricevuto altri nomi, Postumi Albino o anche Catone il Censore. La scultura proviene dalla raccolta di Villa Albani, trasferita nel Museo Torlonia dopo l'acquisto della villa nel 1866.
come ha di recente messo in rilievo Carlo Gasparri, vede sostituita Villa Albani da un'esatta riproduzione in marmo, comprese le integrazioni, una copia certo eseguita nell'officina di Cavaceppi, contestualmente al restauro del pezzo antico. Le osservazioni ora possibili esposte nella scheda di Stefania Tucinardi valorizzano giustamente lo stile e la tecnica esecutiva della testa Torlonia, avvicinandola al più noto esemplare del Louvre. Quest'ultimo, tra l'altro, è ritenuto da parecchi studiosi il possibile originale del ritratto, in genere assegnato tra la metà del secondo e l'inizio del primo secolo avanti Cristo. Ma queste osservazioni consentono anche un confronto con la replica del braccio nuovo del Vaticano dalla collezione Caetani, molto integrata, invitando così ad un necessario riesame dell'intera tradizione copistica. Ugualmente in questa sezione troviamo la bella testa di divinità con diadema, entrata nella collezione Torlonia come testa di Giunone con l'acquisto dei marmi Cavaceppi, ma integrata in seguito per il museo con velo e busto vestito confacenti all'identificazione proposta come ritratto di Livia sin dal catalogo del 1876 di Pietro Ercole Visconti. La testa era stata anche ritenuta moderna negli studi sull'iconografia di Livia, ma è ora assolutamente evidente l'antichità del solo volto ideale, anch'esso integrato, una creazione classicistica derivata da opere di V secolo a.C. La scheda è di Ilaria Romeo. Tra i numerosi importanti ritratti di età imperiale non si può fare a meno di menzionare almeno lo splendido busto antico che abbiamo già visto, ma è splendido, di perfetta conservazione, di esecuzione raffinata, illustrato nella scheda di Maria Elisa Micheli, un ritratto femminile con acconciatura della prima età severiana, inserito sin dall'inizio nella sequenza di immagini del museo con il nome privo di fondamento di Giulia Aquilia, cioè Aquilia Severa, la moglie di Pelagabalo. La seconda sezione della mostra ospita una serie di sculture provenienti, come appunto sappiamo, secondo i cataloghi Torlonia, da scavi ottocenteschi nel suburbio romano, nelle proprietà della famiglia, il cui ritrovamento è quasi sempre confermato da documenti o relazioni di scavo. Per il rilievo attico votivo di dimensioni contenute, oggi è noto agli studiosi anche come rilievo di Ippolito, secondo la corretta interpretazione del personaggio centrale risalente all'inizio del Novecento, però è unicamente il catalogo del 1876 a fornire il dato di provenienza dall'Appia presso il mausoleo di Cecilia Metella, e siamo quindi nella zona delle tenute Torlonia di Roma Vecchia. Pietro Ercole Visconti definiva il frammento singolare per lo stile, ma fu Theodor Schreiber per primo nel 1876 a riconoscere che si trattava di un'opera greca, una griechische Arbeit. Lo Schreiber aveva avuto dal principe Alessandro Torlonia il permesso di visitare il museo e, come noto, aveva subito pubblicato in due articoli del 1876 e 1879 nell'archeologische Zeitung alcune sue osservazioni al catalogo degli Visconti. Per inciso, ricordiamo che Theodor Schreiber, allievo e poi successore di Overbeck nella cattedra di archeologia di Lipsia, era allora a Roma per completare il suo lavoro sulle antichità della collezione Ludovisi, edito a Lipsia nel 1880. Come noto, dopo numerose alterne vicende, vent'anni più tardi una parte delle sculture sarebbe stata acquistata dallo Stato italiano, ora è definitivamente esposta a Palazzo Altemps. Schreiber presentava i marmi Ludovisi con schede di peso scientifico assai diverso rispetto a quelle degli Visconti, a conferma che l'eccellenza negli studi su scultura antica era ormai stabilmente in ambito tedesco. D'altro canto, tuttavia, il volume sulla collezione Ludovisi non aveva evidentemente potuto usufruire di un apparato illustrativo appositamente realizzato. I due cataloghi erano nati in contesti molto diversi. L'osservazione di Schreiber per il rilievo Torlonia fu in seguito recepita nel catalogo del 1884-85 e si afferma che, cito, la bellezza estrema del rilievo, la correzione dello stile, la purezza del disegno
eccetera, eccetera, dimostrano evidentemente l'origine greca del monumento. Il rilievo veniva ritenuto però funerario, datato al V secolo a.C., ma non ancora dichiarato attico con sicurezza. Da notare che a quanto sembra il rilievo non venne mai restaurato per il museo. Forse l'originale greco incuteva rispetto o la scena si presentava troppo complessa, questo io non so dire. Luigi Beschi negli anni 60 del secolo scorso ha interpretato convincentemente il contesto topografico suggerito da questo rilievo, indubbiamente evocativo della fine del V secolo a.C. La figura del giovane cacciatore Ippolito, figlio di Teseo, con il suo cavallo, appare all'interno di un paesaggio roccioso che allude alle pendici dell'Acropoli, dove è attestato un antico culto dell'eroe, non lontano dalla Asclepieion. Sono perfettamente d'accordo con Gasparri nel ritenere Igea la figura femminile seduta a sinistra di fronte ad Asclepio. Per Beschi si trattava invece di Afrodite. E in generale sono di grande interesse le riflessioni di Gasparri nella scheda da lui redatta. Ad esempio, si sottolinea che l'area di provenienza del rilievo ricade nell'amplissimo territorio della villa di Erode Attico, che certamente poteva aver trasportato opere antiche da Atene, anche in seguito ai lavori dell'Odeion da lui fatto edificare alle pendici meridionali dell'Acropoli. Inoltre, l'autore ci ricorda che nel Museo Torlonia si conserva anche una replica della statua di Igea che Pausania menziona all'ingresso dell'Acropoli, di cui la figura femminile Igea del rilievo riecheggia appunto lo stile e l'iconografia. Una scultura che però può anch'essa provenire dall'area della villa di Erode Attico, segno dell'importanza e del significato che l'illustre personaggio ateniese attribuiva per diversi motivi a queste immagini salutari. In periodo romano, come è noto, Igea si identifica con Salus e soprattutto nel secondo secolo l'iconografia greca della fine del V secolo avanti viene in varie forme riproposta. Nella seconda sezione sono ancora di particolare rilievo due figure di atleti, queste invece massicciamente restaurate a partire da torsi antichi. Interessanti documenti di integrazione ottocentesca antichizzata con teste appositamente eseguite. I torsi erano stati entrambi ritrovati infatti negli scavi di Porto del 1864-65, come confermano documenti e brevi relazioni. Nelle schede di Stefania Tucinardi si suggerisce una pertinenza all'area del Palazzo Imperiale Traianeo a Porto di queste sculture antiche, che possono anch'esse appartenere all'inizio del secondo secolo. I restauratori ottocenteschi guidati da Pietro Ercole Visconti avevano interpretato in un primo tempo erroneamente gli atleti come pugili e l'atleta di sinistra mostra ancora una mano destra integrata a pugno. Nel 1879 però, come ci ricorda Anna Anguissola nel suo saggio, uno studio di Heinrich Brunn permise il corretto riconoscimento attraverso le copie romane di un tipo statuario greco di IV secolo a.C., un atleta che si versa l'olio da un'ampolla che doveva trovarsi nella destra sollevata. La scultura torlonia fu quindi inserita tra le repliche del cosiddetto versatore d'olio, vedete una delle più importanti repliche a Dresda, e il testo del catalogo Torlonia venne aggiornato. Anche l'altro atleta venne a sua volta reinterpretato in questo senso, in atto di versarsi addosso l'unguento atletico con ambe le mani sollevate. Il braccio sinistro della scultura era antico, ma l'azione complessiva delle braccia non era in realtà molto comprensibile. Come sappiamo, fu Walter Amelung nel 1927 a riconoscere il gesto dell'atleta che si pone sul capo una sorta di casco di protezione, individuando un tipo statuario che ricompose mediante calchi in gesso di repliche diverse. Amelung considerava il torso Torlonia come la replica migliore e più completa di questo tipo di atleta. Aveva chiesto di poterne fare un calco per la sua ricostruzione, ma il permesso gli venne negato e dovette quindi utilizzare il calco dell'esemplare dei Musei Vaticani.
ancora nella stessa sezione sono state esposte le due sculture di Satere di Ninfa, di cui ci ha già parlato Salvatore Settis, quindi non mi ripeterò, dell'invito alla danza, oltre alla ricostruzione di Klein che, di cui ha parlato Salvatore, c'è una ricostruzione a me cara, quella di Giulio Emanuele Rizzo, del Museo dell'Arte Classica della Sapienza, eseguita nel 1932. Le due sculture, appunto, entrambi trovate nello scavo dell'area della Villa di Settebassi nel Museo Torlonia, appunto, non erano state esposte insieme, erano state la linfa cosiddetta era stata ritenuta venere e restaurata come tale, e quindi erano state esposte separatamente. Ora il merito della mostra è avere restituito materialmente il gruppo per la prima volta, accostando le due repliche così come dovevano comparire nell'originario allestimento della Villa di Settebassi. Il problema appunto è che la tradizione copistica di queste due figure ci mostra che sono quasi sempre state riprodotte separatamente, ed è vero che sono di due marmi diversi, quindi poteva anche succedere che uno stesso gruppo fosse composto da due figure di due marmi diversi, io penso, però insomma questo apre effettivamente nuove riflessioni. Anche in questo caso le schede sono di Stefania Tuccinardi. E la terza sezione ci conduce nel Settecento tra la collezione di Villa Albani e i marmi dello studio Cavaceppi, e di questi ultimi lasciati in eredità all'Accademia di San Luca, dal Cavaceppi, e allora era principe dell'Accademia Vincenzo Pacetti, e sappiamo già da Gasparri che all'inizio dell'Ottocento passarono a Giovanni Torlonia in seguito a una vendita all'asta a condizioni assai favorevoli. E voglio attirare un momento l'attenzione ancora sulla tazza con le fatiche di Ercole di Villa Albani, giunta anch'essa nel museo dopo l'acquisto della villa da parte di Alessandro Torlonia. La scheda è di Luca Di Franco. È una scultura celebre sin dal suo ritrovamento, è stato frammentario con parti recuperate in tempi diversi, che come è noto suscitò l'entusiasmo di Winckelmann prima di studiarne approfondamente l'iconografia nei monumenti antichi inediti. Winckelmann aveva subito comunicato per lettera l'importante scoperta ai suoi amici e corrispondenti Mengs, Berg, Bianconi e Paciaudi tra il 1762 e il 63, purtroppo indicando in maniera molto imprecisa le località di rinvenimento sull'Appia. La tazza appare nella mostra in tutta la sua imponenza e nella complessità del suo restauro settecentesco, le incisioni dei monumenti antichi inediti la mostrano già completata. Si tratta di un notevole prodotto di un atelier neoattico circa della seconda metà del primo secolo avanti Cristo, forse lo stesso che realizzò anche l'unico altro esemplare conosciuto con la stessa decorazione, di cui rimane soltanto un frammento a Catania. La quarta sezione è dedicata, come abbiamo visto, alla collezione Giustiniani. Sin dal 1816 un nucleo consistente di questa celebre raccolta era stato ceduto a Giovanni Torlonia, e la mostra appunto rievoca secondo me in maniera veramente felice sia la composizione che l'originario allestimento della collezione di Vincenzo Giustiniani nella Galleria del Palazzo, così affollata di ritratti, di statue, di divinità, guerrieri, satiri, opere spesso creativamente integrate. E l'ha fatto, ve l'ha già presentata Carlo Gasparri, e volevo scegliere almeno la migliore statua della galleria, così definita questo meleagro, così definito nel Settecento, come ci ricorda Lucilla della Chenal nel suo saggio. E questa figura appunto è realizzata unendo testa e corpo antichi ma non pertinenti, e poi completati nelle membra, e lo scultore seicentesco ha avuto successo, vedete le incisioni nella Galleria Giustiniana, poi c'erano ben due di queste immagini, e anche l'incisione dell'Accademia Tedesca di Sander che rende giustizia a questo splendido esemplare. La testa del cinghiale è antica, e la testa della statua è in marmo di Tasos e appartiene a un tipo statuario che
Carlo Gasparri, attribuito a un atelier di scultori che impiegavano preferibilmente questo tipo di marmo, un atelier attivo tra la metà del primo secolo avanti Cristo e il primo dopo Cristo. E la recente pulitura ha permesso di apprezzare meglio il marmo tasio della testa, differente da quello del torso, che è microasiatico. Nella quinta sezione sono numerose le sculture di grande qualità conosciute sin dal XV e XVI secolo, spesso attraverso testimonianze grafiche, appartenute a collezioni antiche, Savelli, Cesi, Cesarini, Carpi, e giunte per vie dirette o mediate nel museo. Ricordo qui soltanto l'importante statua di Filosofo seduto, integrata con una testa di Crisippo non antica. La provenienza Caetania e poi Ruspoli, indicata sin dal catalogo Visconti del 1876, si è dimostrata erronea dal momento che negli inventari caetani una simile scultura non compare mai, e risulta invece attendibile la provenienza riportata nell'opera di Pietro Vitali dalla collezione Cesarini, formatasi sin dalla fine del 400 e oggetto poi di dispersione in diversi periodi. Di grande interesse e meritevole di approfondimento la proposta di Elisa Dodero, che ha redatto la scheda di catalogo. La studiosa suppone che l'integrazione della testa della figura potrebbe essere stata ispirata nella raccolta Cesarini proprio dalla testa di Crisippo rinvenuta nel 1576 insieme ad altri ritratti, verso della zona delle Terme di Diocleziano, che Giovan Giorgio Cesarini si assicurò subito per la sua raccolta, raccolta che poi in parte passò nel 1593 ai Farnese, e infatti ora questi ritratti si trovano nella collezione Farnese. Sarebbe un periodo ristretto in cui nella collezione Cesarini si poteva fare una copia di un ritratto da inserire sull'altra scultura della collezione. Questo va appurato appunto mediante esami un po' più approfonditi, ma è importante. E poi vorrei fare un accenno almeno ancora anch'io alla statua di Ercole giovane con Leontè e Pomi delle Esperidi, un vero puzzle di frammenti eterogenei appositamente esposto nella mostra in questo suo stato di complesso pastiche di marmi diversi, rivelato dalla pulitura. E Anna Maria Carruba ha pubblicato questa significativa tavola che riporta la composizione dei marmi di differenti qualità. Almeno la testa antica può considerarsi pertinente alla parte superiore del busto in marmo pentelico. La provenienza del pezzo è problematica, potrebbe dubitativamente comparire negli inventari giustiniani. Abbiamo visto che nella galleria giustiniana non compare. I cataloghi Visconti attestano appunto l'appartenenza alla collezione Giustiniani, ma appunto ancora non è chiara la provenienza. Vorrei però a questo proposito segnalare un'incisione di Joachim Justin Preisler su disegno di Edmé Bouchardon, pubblicata nel volume di Statue Antiche del 1732, che mi sembra riproduca la scultura, anche se purtroppo senza alcuna didascalia o indicazione utile. Nel volume di Preisler però compaiono certamente numerose sculture appartenute alla collezione Giustiniani, appartenenti allora alla collezione Giustiniani. L'incisione può servire come testimonianza dello stato della scultura nel terzo decennio del Settecento, quando appariva in generale già assemblata come ora, non sappiamo però da quanto tempo. Ora, spero che questi esempi, anche se assolutamente parziali, possano ancora una volta mettere l'accento sul rilevante significato di questi marmi Torlonia per i nostri studi e la necessità assoluta di continuarne il restauro e la catalogazione, proseguendo la proficua collaborazione tra la Fondazione Torlonia e il MIBAC in vista della futura riapertura del museo al pubblico che tutti auspichiamo. In effetti il tema che mi sono ripromesso di affrontare è strettamente connesso
con quanto abbiamo ascoltato finora. C'è un aspetto particolare che volevo rimarcare rispetto a questo tema. Per una curiosa coincidenza, e certamente di una coincidenza si tratta, credo che sia rispetto alla tematica della storia dei restauri, che è l'argomento particolare che avevo in mente, ma sia rispetto alla più ampia tematica dei contenuti e del significato della Mostra Torlonia, credo che quest'anno potrà essere ricordato appunto come un anno in cui si è verificata una singolare coincidenza che potrebbe davvero imprimere una svolta di notevole peso e significato agli studi della storia della cultura artistica, in connessione soprattutto con la dimensione del restauro e della storia del restauro, perché se ci pensiamo un attimo, le due grandi mostre che hanno caratterizzato questo anno, certamente infelice dal punto di vista pratico, lockdown, le chiusure, non c'è dubbio che la Mostra Torlonia, anch'essa, ha dovuto subire questa assai sgradevole difficoltà. Nello stesso tempo, in questo stesso anno, c'è stata la mostra Raffaello alle Scuderie del Quirinale. E c'è qualcosa, e anche quella naturalmente ha subito le difficoltà del lockdown, eccetera. Non di meno, queste due mostre, probabilmente appunto per una coincidenza in sostanza, hanno espresso, o mi sembra che abbiano espresso, una linea di ricerca che penso sia destinata a grande futuro, a grande sviluppo, come mi sembra che è apparso sentendo le considerazioni dei professori, è vero, Gasparri, Settis, Picozzi, che abbiamo appena sentito. C'è una singolarità, è questa. Sia la mostra di Raffaello Sanzio, organizzata con grande dispiego di mezzi e con grandissimo impegno culturale, sia la mostra della collezione Torlonia, sono fondate su un singolare criterio museografico e museologico al contempo, e cioè vanno a ritroso nel tempo. La mostra di Raffaello è stata intitolata, già nella sua titolazione, si intitola Raffaello 1520-1483, cioè per far capire al visitatore che, visto e considerato che la mostra cade nel 500° anniversario della morte del sommo maestro Urbinate, la mostra in qualche modo ha voluto prendere spunto da questo fatto. E quindi è a ritroso. Chi entrava nella mostra vedeva all'inizio una, peraltro magistrale, sotto il profilo tecnico, tecnologico, magistrale riproduzione della tomba di Raffaello al Pantheon, e poi, attraversando le varie sale, retrocedeva fino al momento della nascita di Raffaello, Raffaello bambino nell'ambiente Urbinate e così via. Alcuni esegeti si sono chiesti, ma al di là così dell'idea, che può essere simpatica sotto un profilo di spettacolarizzazione, ma qual è poi il senso profondo scientifico di tale proposta? E ciascuno naturalmente ha dato le sue risposte, non è qui la sede per affrontare questo punto. Però un punto rimarchevole c'è: Raffaello finisce la sua carriera come restauratore dell'antico. Restauratore nel duplice senso di incaricato dal Papa della redazione della Carta Archeologica di Roma, ma anche nella funzione che riceve con il breve papale del 1515, che lo nomina Praefectus Antiquitatum, come molti esegeti moderni hanno sostenuto, di primo sovrintendente alle antichità di Roma, con un incarico di tutela, data il disastro che Leone X e Baldassare Castiglione soprattutto verificano che in corso nella città di Roma una sorta di massacro soprattutto delle lapidi, delle iscrizioni, ma comunque in generale delle colonne, delle statue antiche,
trasformate in materiale, triturate per farne materiale da costruzione, eccetera, eccetera. E Raffaello mette a punto immediatamente una metodologia, certamente raccoglie la lezione che parte da Leon Battista Alberti, passa per Francesco Di Giorgio Martini e passa per i grandi dotti scultori, restauratori del tempo della sua giovinezza, come il celebratissimo Gian Cristoforo Romano, e per farne materia attiva di tutela, di conservazione e di interpretazione dell'antico. La lezione di Raffaello naturalmente non avrà tempo, non avrà modo di esplicitarsi, perché il maestro muore poco tempo dopo aver redatto, insieme con Baldassare Castiglione, la celebre lettera in cui delinea al pontefice le strategie del lavoro che gli è stato affidato. Ma questo andare a ritroso è poi il punto metodologico cruciale della mostra dei marmi Torlonia. E questo sulla storia del restauro, diciamo, del patrimonio antico ha una incidenza enorme nella ricerca. E infatti, quindi anche la mostra Torlonia parte appunto dalla fine della vicenda, sulla base della presupposizione delineata dal professor Settis, e cioè essere la mostra Torlonia, la mostra della collezione di collezioni. Questo è il dato cruciale, è il dato massimamente qualificante per la storia della cultura artistica. E naturalmente si va a ritroso e certamente nella collezione Giustiniani si va a focalizzare un punto di snodo cruciale in quello che è il restauro dei marmi antichi, ma restauro che naturalmente noi dobbiamo leggere nell'ottica stessa con cui lo lesse Raffaello e cui lo lessero tutti gli uomini del Rinascimento. Il restauro è, diciamo così, una forma interpretativa di massimo livello, non tanto e non solo per tenere in vita ciò che è rinato dalla terra, conferendo un qualche senso al termine che certamente non è quello antico di Rinascimento, ma è comunque significativo, ma per, diciamo, riannodare un tipo di indagine, di conoscenza che l'età medievale, l'età gotica, come dicevano allora, avrebbe in qualche modo interrotto. Ora, il fatto che la cultura che poi i Torlonia esprimeranno con la raccolta sia in parte quella maturata al tempo raffaellesco, quindi quella prettamente rinascimentale, in parte quella neoclassica, maturata naturalmente, e che soprattutto, come dire, che vede in Villa Albani, non c'è forse il fatto più emblematico dell'acquisizione di Villa Albani da parte di Torlonia, che viene a consacrare questo link, si direbbe oggi, questo ponte fondamentale. E c'è una continuità, c'è una differenza tra queste due grandi fasi, quella rinascimentale e quella neoclassica, schematizzo naturalmente, e certamente c'è, e la mostra credo che metta in condizione gli studiosi, ha messo in condizione gli studiosi e ha creato i presupposti affinché questo tipo di ricerca si sviluppi. Tra l'altro consideriamo, è stato più volte ricordato, la mostra Torlonia espone soltanto 92 pezzi su un patrimonio sconfinato, e io ho avuto l'onore e il piacere, mentre mi predisponevo a intervenire in questa giornata, di poter visitare lo studio che la professoressa Carruba ha installato appunto nella sede, diciamo, di Via della Lungara, dove praticamente il lavoro di recupero di questa immensa collezione veramente assume un aspetto epocale anche sotto il profilo della metodologia del restauro e dell'indagine sul restauro, che non si restringe certo soltanto all'aspetto esteriore che tutti notano, la pulitura,
che naturalmente è oggetto di infinite discussioni, ma no, il problema di fondo è l'elaborazione tecnica che queste opere hanno subito. Il professor Gasparri insiste su un punto cruciale, e lo ha esplicitato all'inizio del suo intervento, che è la quintessenza della tematica del restauro. Ha ricordato, ci ricorda, come in un certo senso questa mostra è un punto, una tappa fondamentale di questa sorta di, l'ha definita, inesplorata testimonianza di riflessione sull'antico. Questa riflessione passa per il dato tecnico. E Gasparri arriva a sostenere la tesi che ben pochi esemplari di quelli che noi vediamo oggi mantengono l'aspetto originario. Quindi c'è in qualche modo una sorta di immenso paradosso storiografico. Noi approfondiamo e studiamo la tematica del restauro, che è strettamente connessa a quella dell'interpretazione, perlomeno nella fase rinascimentale soprattutto, e nello stesso tempo ci rendiamo conto che ciò che abbiamo sotto gli occhi e che scrutiniamo non è ciò che gli antichi effettivamente videro. È uno dei paradossi più grandiosi e sconcertanti della storia della cultura artistica in Occidente, e non solo in Occidente. E tuttavia, ecco, questa mostra ci dà elementi per poter crescere nella ricerca, che alcuni dei quali sono già pienamente acquisiti, e mi permetto di dire che il catalogo che ha accompagnato la mostra è e resterà davvero un monumento di ricerca storiografica di altissimo valore. Volevo soltanto fare un'osservazione relativa a questo argomento, appunto la storia del restauro. E tutti gli studiosi riconoscono che l'acquisizione di una parte della collezione Giustiniani è un fulcro cruciale, anche se poi dagli scavi Torlonia vengono opere che hanno una rilevanza enorme. Poc'anzi la professoressa Picozzi si è soffermato un momento sul rilievo attico che proviene lì dalla zona di Cecilia Metella, probabilmente dalla villa di Erode Attico, e questo rilievo di Ippolito, che è un pezzo la cui rilevanza, a parer mio, è davvero eccelsa, monumentale. Ma ciò che volevo dire è, se noi riflettiamo un momento, e non lo faremo certo in questa sede, mi permetto soltanto di lanciare questa sorta di messaggio, se noi riflettiamo un momento su quella che è stata l'impostazione del Marchese Vincenzo Giustiniani rispetto a questa tematica, indubbiamente riceviamo dal Giustiniani una lezione molto interessante, un parametro di interpretazione di ciò che quegli uomini hanno fatto, che è sempre opportuno ricordare. Volevo permettermi, occupando non più di un minuto, di ricordare alcune osservazioni che Vincenzo Giustiniani fa nel suo discorso. Come è ben noto, il Marchese Giustiniani, oltre ad essere sommo collezionista, fu uno studioso di non scarsa rilevanza, tra l'altro di poliedrico sapere, perché i suoi brevi testi, che poi sono passati alla storia con i titoli di discorso sulla pittura, sulla scultura, eccetera, attestano una cognizione anche tecnicamente attrezzata dell'arte della pittura, della scultura, della musica, ricca di notevoli osservazioni. È interessante nel discorso sulla scultura, quando il Marchese Giustiniani, mi permetto di ricordare che la datazione di questi manoscritti è incerta, è disputata tra chiedo scusa, deve essere avvenuto un momento di silenzio. Me ne scuso, sono stato io stesso, forse saggiamente, a tacitare me stesso, ma osso restituirmi la parola soltanto per altri 2-3 minuti.
E stavo dicendo appunto delle osservazioni del Marchese Giustiniani. Quando il Marchese Giustiniani viene a parlare dell'argomento appunto delle statue antiche e della problematica della distinzione tra copie e possibili originali e sulla individuazione di restauri moderni che potrebbero essere stati fatti in un'ottica, come oggi noi diremmo, di contraffazione, ma più o meno, insomma, perché naturalmente Giustiniani era ben consapevole di quello che era stato il patrimonio di cognizioni ed esperienze tecniche che al tempo della sua giovinezza, era già un uomo sulla trentina, era stato illustrato in vari testi, di cui uno bellissimo, che è un fondamento per i nostri studi sulla ricostruzione delle modalità di restauro, che sono le memorie di varie antichità, è vero, trovate in diversi luoghi della città di Roma, scritto e pubblicato da Flaminio Vacca alla fine del Cinquecento, 1594, quando il Marchese Giustiniani era appunto nella pienezza, era ancora vivo il padre, che naturalmente è stato il grande fondatore, però comunque, ed è interessantissimo ricordare e pensare che Giustiniani fonda la sua dottrina di cultore delle antichità e di studioso anche delle problematiche tecniche sulle testimonianze di personalità come quella di Flaminio Vacca, un gigante in questo settore, oggi meno ricordato, tanto che alcuni suoi interventi di restauro sulle sculture antiche, che all'epoca fecero epoca, vennero giudicate come lavori di primissimo livello, tecnicamente e dottrinalmente parlando, oggi sono pressoché dimenticate. È un punto interessante che personalmente mi appassiona e su cui, tra l'altro, potranno essere dati dei contributi interessanti. E il Marchese a un certo punto argomenta così, quando appunto ci troviamo di fronte a pezzi che possiamo, sculture che possiamo ritenere antiche certamente, ma probabilmente affrontate da esperti restauratori con metodologie non sempre scientificamente attendibilissime, il riconoscimento dell'originale è negozio difficile. Né si conoscono, scrive il Marchese con sicurezza, si conoscono i restauri, diciamo, è vero, se non da persone che abbiano lunga e squisita esperienza. Assegno che io, sebbene mi sono passate per le mani molte occasioni, non mi assicurerei di darne il parere risoluto. Ammirevole. È raro che un esperto d'arte, un conoscitore, ammetta una cosa simile, ma è molto significativo e singolare. Ma perché mi sono permesso di richiamare questo passo? Perché nei nostri studi che si basano sulla Galleria Giustiniana, che si basano sulla cognizione dei pezzi, che poi confluiscono nella collezione Torlonia, e noi tendiamo a riferire gli interventi che il Marchese Giustiniani stesso avrebbe commissionato, che poi noi oggi vediamo nei pezzi Torlonia, a riferire questi interventi a una metodologia e una mentalità di restauro che di solito viene collegata a alcune figure cruciali del primo Seicento, in particolare a Gian Lorenzo Bernini. Nel catalogo della mostra il professor Setti se ne ha anche fatto un rapidissimo cenno nella sua esposizione, alcuni interventi, diciamo così, di restauro che tendono a far leggere poi in una chiave di quasi barocca, e sappiamo bene quanto poi certi aspetti dell'ellenismo sono stati letti così, a prescindere dai restauri, perché sono stati riferiti a una cultura che ha in Gian Lorenzo Bernini il suo, diciamo, faro, determinati interventi.
Dobbiamo allora considerare che metodologicamente parlando questa posizione andrebbe riesaminata, perché la cultura del restauro e della esegesi della scultura antica che Vincenzo Giustiniani apprende e poi fa applicare non è in realtà quella berniniana. Sì, si potrebbe dire è quella del padre, Pietro Bernini, celeberrimo scultore e restauratore. Sì, questo è certamente vero. C'è però, nella ricostruzione della storia del restauro, una tendenza a omologare le idee e i concreti interventi di Gian Lorenzo Bernini, cioè del fondatore stesso della cultura barocca, con quelli del padre Pietro. Ma è interessante a questo proposito una osservazione che il Marchese Giustiniani fa quando dice, cioè quando entra nel vivo, insomma, delle questioni, diciamo così, del mercato. Oh, chiedo scusa, non so se... Cosa? No, mi è comparso sullo schermo un qualcosa che non c'è, non so se posso terminare o... Sì. Ecco, sì. Ti chiedo scusa. E insomma, dicevo, quando il Giustiniani entra nel vivo delle questioni anche del valore delle opere antiche, eccetera, eccetera, fa questa osservazione. Nota come i ritratti di uomini illustri, soprattutto, abbiano un prezzo particolarmente alto e come le statue antiche valgano molto di più delle moderne, con l'unica eccezione dei marmi di mano del cavalier Bernini. Questa frase di Giustiniani è stata interpretata in modi quasi opposti. Da un lato, sulla base di un'antica testimonianza che accerta che c'è in effetti, Bernini eseguì un ritratto del Marchese Giustiniani, quindi effettivamente ebbe con lui, se non altro, un rapporto importante, opera però che non si rintraccia. Da un lato si è interpretata questa frase come una forte adesione del Marchese Giustiniani al Bernini, alla sua cultura e quindi anche a quelli che sono stati i suoi grandi interventi di restauro. Dall'altro però questa frase potrebbe essere interpretata in modo quasi opposto, cioè le sculture del Bernini sì sono bellissime, meravigliose, eccetera, e sono le uniche che possono gareggiare col patrimonio antico, ma proprio per questo ne sono assolutamente estranee. La mia tesi è che in verità la cultura del restauro di Gian Lorenzo Bernini non è la cultura del restauro che si può rintracciare nelle opere giustiniane. Questo potrebbe aprire uno spiraglio per una interpretazione un po' più approfondita di quanto finora è stato fatto di questo aspetto. Non posso certamente dire di più, perché queste deduzioni si basano proprio sul patrimonio di conoscenze che è stato accumulato negli studi che hanno portato alla mostra. Da qui certamente la strada da percorrere per un grande approfondimento di questo, che è uno dei temi cruciali della cultura storico-artistica dell'Occidente, è certamente un auspicio che in questa sede non possiamo non rafforzare, non ribadire, manifestando, come dire, il più alto apprezzamento per l'impresa che è stata compiuta.